L'armonica e il beatbox sono quelli di Moses Concas, che è con noi stasera. Bonsoir, ciao, buonasera a tutti. Allora, siamo contenti di fare questo programma all'aperto oggi, nonostante il tempo così incerto, nella nostra terrazza di Radio X, nel nostro studio en plein air, per accogliere un amico che ritorna a trovarci dopo un po' di tempo. Un annetto già. Un annetto abbondante nel quale sono successe tante cose. Tantissime, sì. Che ci racconterai. Allora, per chi non ti conoscesse, raccontiamo che tu sei un musicista che hai mosso i tuoi primi passi per la strada, yes, suonando proprio per la strada, e che poi hai avuto anche la fortuna di incappare in un programma televisivo che ti ha portato a una notorietà pazzesca, e hai spostato la tua attività su Londra, e adesso ci racconterai anche su Barcellona, perché hai una nuova residenza con la quale ti dividi. Esatto, a cavallo. E stai facendo un sacco di materiale, stai producendo un sacco di cose. Il pezzo che stiamo ascoltando è il pezzo che dà il titolo al tuo, esatto, album da solista. Esatto, esatto. È una, diciamo che questa è stata la mia prima vera esperimento come album registrato in studio professionale, e dopo era il mio settimo album, e quindi ho scelto questa volta di andare, diciamo, per le vie pesanti, e quindi è stato prodotto con veramente cura e attenzione. Ecco, perché Strays, perché parla di randaggi, una storia di randaggi che però diciamo che ce la fanno sempre, perché ci credono e non mancano di determinazione, quindi questa è la storia, insomma. Abbiamo parlato della strada, perché è stata la palestra sulla quale ti sei formato come musicista e soprattutto come performer, nell'interazione col pubblico. Difatti io sono molto contento di fare questa cosa con te oggi in uno spazio aperto dove la gente è parte della nostra, esatto, della nostra conversazione e della nostra, diciamo, performance. La strada che cosa ti ha insegnato da un punto di vista proprio musicale e di entertainer? Guarda, la cosa più grande che dico sempre, mi ha insegnato a non avere vergogna di quello che ho dentro. Ed ecco lì che proprio secondo me c'è la cosa bella dietro tutto, è la strada ti insegna a essere te stesso. Una cosa che, diciamo, il conservatorio ti può insegnare fino a capitolo 10, perché poi dopo si parla di tecnica, si parla di attitudine. Invece nella strada si parla di volontà e determinazione, e soprattutto quanto hai da dire al mondo. Invece tante persone pensano che la musica sia semplice una fluttuazione dell'aria che poi, secondo degli schemi di frequenze, crea un piacere all'orecchio. Io invece credo che la musica sia qualcosa che arriva al cuore, perché parla dell'artista che sta suonando. Ecco, ma come si fa ad arrivare al cuore di persone indaffaratissime che vanno al lavoro? Tu iniziavi le tue gig per strada a Londra in posti freddissimi, a crocevia di alcune strade dove passava gente di corsa per andare in banca a lavorare, in ufficio. Come si fa ad arrivare al cuore alle 9 del mattino a un impiegato della City che sta correndo a prendere la metropolitana? Bisogna suonare forte, bisogna mettere lo speaker al massimo. A parte gli scherzi, era la ricerca dell'attenzione della gente, è più che altro per quanto loro riescono a immedesimarsi nella tua musica. Diciamo che quindi quando tu vedi la gente passare, in realtà quelli sono la tua musa ispiratrice, e se tu non prendi loro come musa ispiratrice sarai un artista solo per strada, ecco. Ed è quello che io dico sempre: la strada suona la strada, e quindi l'artista suona la gente, e quindi non c'è niente che può arrivare meglio che la gente stessa ascoltando, ecco. Ecco, allora ascoltiamo la magia di questo musicista che usa il ritmo creato con la sua bocca e un'armonica per incantare le persone. Lo facciamo in una strada, in fondo questo è uno spazio urbano, una piazza della città di Cagliari. Moses Concas live a Radio X. Grazie. Thank you.
Moses Concas live a Radio X. Gracias. E avrete capito perché si fermavano gli impiegati della City a guardare questo ragazzo sardo. Muchas gracias.